Finisce in parità la sfida politica in provincia di Teramo, dove si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. Eletti 6 consiglieri per il centrodestra con 2 liste e 19 candidati e 6 consiglieri per il centrosinistra, presente con un'unica lista di 12 candidati. Il centrosinistra si dichiara molto soddisfatto del risultato. Resiste grazie al voto pesante del comune di Teramo ed elegge Mauro Scarpantonio, Martina Maranella, Graziano Ciapanna, Vincenzo Di Marco, Graziella Cordone e Marco Angelini. Martina Maranella, consigliere comunale per il PD al comune di Teramo, oggi consigliere provinciale, in pole position per capogruppo del centrosinistra in provincia. Beh, insomma, un bel risultato. Beh sì, un bellissimo risultato, anche perché sono fresca di candidatura politica, la mia prima esperienza alla provincia, però c'è una grandissima soddisfazione, non solo perché sono stati confermati e consolidati quindi i numeri della maggioranza per i 3 candidati consiglieri del comune di Teramo, ma soprattutto perché c'è stata una risposta positiva un po' su tutto il territorio provinciale. Centrosinistra dunque per l'Abruzzo intero riparte da Teramo? Sì, parrebbe di sì. Anche questa nuova elezione è stata un momento molto importante politico, perché veniamo da una sconfitta regionale, non pesante ma comunque che ha segnato il territorio. Le elezioni provinciali del Presidente di qualche mese fa avevano determinato una vittoria del centrodestra, quindi comunque questa parità dei consiglieri ridà un po' di speranza e ci fortifica in questo lavoro che sarà, speriamo, proficuo il più possibile, ce la metteremo tutta. Al contrario, il centrodestra sembra deluso del risultato, il pareggio con il centrosinistra gli sta stretto, si aspettava qualcosa di più dopo aver stravinto sulla costa. I 6 consiglieri eletti sono Gennarino Di Lorenzo, Alessandro Recchiuti, Luca Frangioni, Beta Costantini, Lanfranco Cardinale e Domenico Pavone. Spero, insomma, di dare il mio contributo e di poter essere utile e rappresentare tutti e 47 i comuni, sicuramente è un grande risultato. Devo ringraziare tutti i sindaci, i consiglieri che mi hanno dato fiducia e devo ringraziare anche in particolar modo il mio sindaco Cristina Di Pietro, perché ha condiviso con me questa scelta e so che non sarà facile, perché le problematiche, lei parlava giustamente della viabilità che è uno dei problemi più annosi della provincia. E quindi insomma ci sarà molto da lavorare, ma per quanto riguarda le deleghe, diciamo, aspettiamo ancora qualche giorno e vediamo cosa deciderà il Presidente.